Bentrovati telespettatori del Sassone allo Stagno, siamo a Clusone questa settimana per parlare delle elezioni del nuovo sindaco del Consiglio Comunale. Ovviamente il 31 maggio si rinnoverà appunto il Consiglio Comunale. Cosa ne pensa la gente? È informata di questa cosa? Sta seguendo appunto tutto quello che ruota intorno alle elezioni amministrative comunali di Clusone? Sa quante liste si sono presentate, quante se ne presenteranno? Insomma, nei prossimi giorni chi saranno i candidati sindaci, i programmi e che voto dà all'amministrazione che tra pochi giorni concluderà il suo mandato. Tutto questo e altro nel Sassone allo Stagno che inizia ora. Che succede a Clusone? La votare. Sì, bravissimo! È già informato di tutto? No, l'ho poco niente perché non sono politico per niente. Ah. Non mi piace la politica. Però andrà a votare? Sì, a votare sempre. Mm. Cosa è stato fatto? È stato fatto un buon lavoro secondo lei negli ultimi anni? Vota le stesse, cos'è? Cambia poco, prima. Quindi che ci sia un sindaco di sinistra, un sindaco di destra, un sindaco di centro? Non c'è di sinistra o di destra, ma che sia un personaggio. Dopo non sono politico, guarda. Quindi, però andrà a votare? Certo, certo che vado a votare. Però magari leggerà anche qualcosa, guarderà qualche intervista? Sì, vado. Leggerà vado, qualche guardo, programma? Guardo, sento sempre, seguo un po' la televisione. Okay. Però... Dia un consiglio al prossimo sindaco, cosa dovrebbe fare per la cittadina di Clusone? A me sta bene che quello che c'è adesso è Pulini. Ma cosa dovrebbe fare il sindaco che è... Potter non può fare i miracoli neanche lui, eh? Non c'è secondo lei una cosa da sistemare a Clusone? Va tutto bene? Ce ne sarebbero tanti però. Una, me ne dica una. Da sistemare? No, non saprei, ce ne sono tante. Però non sa dirne un particolare. Particolare niente, okay. non so. Va bene, speriamo bene. Ha fatto dei bei lavori anche qua, stanno sistemando un po' di errori, un po' da qui, un po' da là. Però lei è soddisfatto dell'ultima amministrazione? Fare qualcosa, ecco, sì, abbastanza. Benissimo, la promuove. Sì. Voto? Voto all'amministrazione uscente? Zero. Come zero? No, scherzo. No, va bene così. 8. Va avanti, 8, sì. 8 può andare bene. Può starci. Va bene. Lei voterà. Sicuramente. E ha già le idee perfettamente. Ho già le idee perfette. Quindi sa già tutto. La Poletti. Lei. Sì. Una lista giovane, ci credo totalmente. Mm. Lei sa anche quali sono le altre? Sì, avevo sentito che ci sono 5 liste, roba da... Bravo, in effetti erano, doveva essere 4, adesso se ne è aggiunta una quinta. Comunque niente, la libertà è questa. Sono un po' troppo le 5 liste preclusone? No, possono essere anche 6, se le fanno, il discorso è lì. Io non lo so cosa faranno gli altri, io so cosa faccio io, dunque. E lei l'idea ce l'ha già chiara? Ce l'ho già chiara. Okay. Ha letto, è sempre ombra di dubbio. Ha letto anche gli altri programmi? Sì, conosco, ma il programma dipende tutto da quello che si fa, non è il discorso di quello che si scrive. Perché lo sappiamo tutti che i programmi poi... Uno può scrivere anche 1000 cose. Esatto. Emilio, ci mettiamo. Ultima domanda. Quello che è stato fatto fino adesso, dall'ultima amministrazione, quella ancora in carica. È meglio non parlarne, dai. Che voto dà? Io voglio bene a Olini, ma per quello, ma come ha amministrato proprio. Quindi no, insufficienza? Assolutamente insufficienza, sì. 5,5. Anche perché probabilmente c'era qualcosa di buono anche prima e hanno azzerato tutto, dunque per rifare. Quindi a meno di 5,5, 5? Anche meno! 4! No, va bene, niente. Non è, va bene, insufficiente. Non è un discorso di 4, 5, 6. Non... È insufficiente. Per me sì. Cosa c'è da fare? Che suggerimento darebbe lei al nuovo sindaco? No, perché... Cosa da sistemare? Guarda, i consigli, non datemi i consigli che so sbagliare di me, dice il proverbio. Dunque è meglio... Che facciano? È meglio sorpassare anche questo. Informati? Siamo pensionati, ma siamo informati. Bene. Quante sono le liste? 4. Sai che forse c'è anche la quinta? Questo non lo sapevo. Al 99%? Non lo sapevo proprio, una novità. Lo dico io stamattina. Bravo. Hai già le idee chiare? Puoi dirmi chi è la quinta lista? Dovrebbe essere Massimo Percassi. Va bene. Sì, ne ho sentito parlare. Era proprio qui in piazza. Sta parlando di destra, giusto? Sì, ci sono due di destra, due di sinistra, uno sopra, uno sotto, ci sono un po' di ogni. Ho capito. Ha già le idee chiare? Certo. Su chi votare? Certo, ma non si può dire. Non si può dire. Segreto. Proprio così. Poi ti dico di che squadra sono tifoso.
Inter, allora, e allora uno di sinistra. Bravo, bravo, okay. Bravo. Che potrebbe essere? Perciò se fai uno più uno. E ce ne sono due di sinistra. Non posso dirlo. Ma è un bene o un male che ci siano tante liste? Per me è un bene, un sistema democratico devono essere più liste per me. No. Però quelli di sinistra si dividono a metà, magari ne approfittano quelli di questi destra. Questi sono i famosi giochini politici, di cui non siamo poi tanto d'accordo tutti. Dice? No. Ma sa già chi vincerà lei? No, non posso saperlo. No, no. Ma uno si fa la... Mi chiedi il campionato o mi chiedi le elezioni? Beh, il campionato Inter sia tranquillo che non lo vince neanche col miracolo della Madonna. L'importante tranquillo. È che la Juve non faccia il triplete. A me interessa quello. Ecco. E l'ultima domanda che le volevo fare. Lei ha detto che non ci vuol dire chi vota. No. Ma ci deve dire che voto dà l'amministrazione. Uscente. Sufficiente. Sufficiente? Sì, sufficiente. Sei. Anche qualcosina di più. Sei e mezzo, dai, facciamo 6,5. E una cosa che serve a Clusone? Adesso mi prendi alla sprovvista. Non so cosa risponderti. Che ci pensino chi serve. No, adesso in questo momento non mi viene. Sì. Voto la lista, voto il sindaco. Lista? Alla lista? No, dico voto che dà il sindaco uscente? 6,5. Buono. San Gemelli non posso contraddirlo. Allora per forza. E anche lei sa già tutto? Sì. Lei è gemello, ma lei ci dirà chi vota. Non posso, voto segreto. Anche su un emittente non si può dire. Ha già comunque guardato le liste? Già... Sì, non sapevo della quinta, come ha detto prima, è una sorpresa. Andremo a leggere chi sono i candidati della quinta. Sembra che debba essere così, poi... Sembra. E poi politica si cambia ogni giorno. Anche lei non ha un'idea o qualcosa da fare a Clusone? Da fare a Clusone? La storia del palazzetto è anni che gira. La viabilità anche su questo viale principale qua di fronte al mercato, anche qua sarebbe assistito. Hanno fatto qualcosa, il semaforo? Il semaforo da fastidio e basta, secondo me. Non è quella la soluzione? No, penso che no. Penso proprio di no. Comunque la sufficienza Olini. Io la do. Un Olini rinnovato? Meglio cambiare. 31 maggio sì. A Clusone si rinnova l'amministrazione comunale. Bene. I clusonesi andranno alle urne. Bene. Lei che è un'affezionata clusonese. Clusone, da quanti 40 anni? Da 40 anni viene e qui? La suocera è qui a 92 anni. Sì. Ma quanto tempo passa a Clusone? Beh, 3 mesi all'anno. Spezzettato, vengo dall'Alto Adige. Tanto. E quindi può dare il suo voto a Clusone come amministrata se i lavori che vede. Allora, io devo dire, la conosco da 40 anni, era molto meglio prima. Piccoli negozietti, molto pulite e ordinate. Però posso dire la mia? Sì, certo. Io devo fare i complimenti a questo sindaco, signor Olini, che conosco. Perché per me personalmente, anche per i nostri amici che hanno appartamenti qui su a Giardinetto, sì, e anche qui giù clienti, non dico in che albergo che vengono, questo sindaco ha fatto molto. Oh, cosa ha fatto? No, ha fatto tanto perché essendo un periodo di crisi vedo tante cose fatte. Bene. Tante opere forse erano già in progetto, però le ha risolte. E vedo anche adesso che io sono venuto dal centro, vedo tante cose in ordine. Quindi soddisfatto. Per me il signor Olini le faccio i complimenti. Perciò se fosse rieletto sì, lei sarebbe contento. Perché è un sindaco sportivo, io lo vedo che sta con tutti, gira nei locali, nei bar che tanti l'hanno criticato. Invece no, perché io ho avuto dei locali pubblici, complimenti a questo sindaco. Perché di solito si chiudono nel loro ufficio, pensano solo agli affari. Bravo, con i giovani, con gli sportivi e con gli anziani, con tutti. Complimenti, grazie. Spero che vada ancora lui. Deve andare a votare per rinnovare il Consiglio Comunale. Ho capito. Ma lei si sta un po' informando? Non so neanche che liste ci sono e così. È quello, stiamo chiedendo ai clusonesi stamattina se sanno quante liste sono. No, ma dopo sono. Io ho il nipote che lui mi informa. E le dice anche chi votare? Boh, no, quello mi lascia libera. Sì. L'amministrazione che c'è adesso? Ma io non posso dire niente, a dire la verità, se devo essere sincera. Quindi la voterebbe lei? Ma non lo so, sono un po' incerta. Voto segreto. Ecco. Per forza bisogna andare a votare. Il 31 maggio si vota anche a Clusone. Sì. Sa già tutto?
Quante liste ci sono? Chi si presenta come sindaco? Sì, qualche cosina, ma poca roba. Poca roba perché la politica ormai sta passando di moda. Purtroppo dovremo cascarci, perché o salta da sta finestra o mangia sta minestra, ecco. Come dissi in Bergamo. Quindi un voto bisogna darlo a qualcuno. Per forza bisogna andare, cioè io sono di quelli che vado, però ormai adesso mi sono rotto, perché alla mia veneranda età, sì. Se, ecco, i maturi in giro a mo' non vorrei, però io lo so che non combini niente qua in Italia. Ma il suo voto però vale come uno di un diciottenne, ho uguale. Capito quello, preciso. Vale che vale, però è inutile che valga un voto quando quel voto lì i guardano su. Come devo guardare? Ma è così. Fanno, conta anche un voto, fa la differenza. Sì, fa la differenza. Granel. Fa molto sel. Bravo. Capì? Però la suonata è questa, che fa, ma come noi a lui. Una volta si mette corto con Tizio, che l'altra volta con Caio, e che la ciappa anche il posto, è sempre sempre ognio. Questa non è male. Non è male, l'Italia. Perché è così, quando io ho 50 anni, 50 anni di più, perché io sono anche un po' anziano. Guardi, lei che ne ha viste tante, allora, mi dica qual è stato il sindaco migliore di Clusone? Per me è il Giudici. Per me è il Giudici. Dottor Giudici? Dottor Giudici, per me. Dopo gli altri non ho avuto a che fare, ma con il dottor Giudici ho avuto due o tre volte a che fare. Sono stato contento. Adesso lui in un'altra parrocchia, ma se si ripresentasse a Clusone dice che avrebbe ancora probabilità di vincere. Io darei il voto. Sì. Io dico che se dovesse presentarsi di voti ne prenderebbe molte. Io penso di sì. Perché e invece di quest'ultima che sta per finire il mandato? Lasciamo perdere. Bravo ragazzo. Basta. Bravo ragazzo. Ma come amministratore? No, ha ancora tanta strada da fare? No. C'è una donna che... Sì, c'è anche una donna. Sì, sì, ma non la conosco. Non... C'entra qualcosa tra maschio? No, non è che dice... No. Non guarderà la bellezza? No. Se è una bella ragazza la votiamo? Se no. Sì, potrebbe una bella Tuso, almeno l'ho vista una volta. Sì. Sì. No, comunque non... No, non c'è differenza tra uomo e donna. Ma non vuol dire chi mi registra? Anzi, se fosse... Se fosse una donna bella o brutta, ma che una donna se capace e che avesse una certa età, perché è un po' giovane mi sembra, avesse una certa età è forse made alone, ecco. Perché io sono per le donne sempre stato così. Allora bisogna dirgli peccato che sei giovane, peccato dovresti, che sei avere giovane. Dovresti essere almeno un cinquantenne. Portare il cinquantenne ragiona, non ragiona, ha più esperienza e avendo più esperienza per me andrebbe più bene, perché la cittadina è che la calè, insomma. E poi guardi chi c'è a governare l'Italia, allora. Renzi, che è un giovannetto, addirittura governa l'Italia sto qua. Io non una so, ragazza un po' vorrei una Clusone. Io ho due cose non so se votare Renzi o Salvini. Non è che siano proprio della stessa parrocchia, Lo so, però vorrei dire perché, ma non lo dico perché sennò invia tu mi gravidiere. Eravamo in Svizzera e niente, dopo mio marito era di Piazza di Sovere. Siete tornati in Italia e avete scelto Clusone? Sì, abbiamo scelto. Perché avete scelto Clusone e non Sovere? Perché Piazza di Sovere, Madonna, non c'è niente, manca tutto, come negozi, come tutto. E allora abbiamo scelto qua. E vi trovate bene? Se non ci buttate fuori. Assolutamente, siete graditissimi, sì. Cittadini clusonesi. Sì, no. Allora la residenza qui, ovviamente. Sì. E quindi il 31 maggio andrà a votare. Certo. Perché? Voterò per lei. Perché? Le sono simpatico? No, scherzo. No, non le sono simpatico. No. Vabbè, tanto lei non è candidato. No, non sono candidato. E appunto. Lei sa chi sono i candidati? No, non li so di preciso, no. Ma segue un po' la politica clusonese? No, io non seguo proprio niente, perché girano di brutto tutto quello che succede, cosa vuole. Lei lo sa meglio di me, a partire dal governo, che cosa c'è che funziona bene. Quindi non... Me ne dica una. Ma voterà però? Sì, credo di sì, ma...
Quindi, no. Quindi se non sa chi sono i personaggi votare un po' diciamo, no, a caso. No, sì, vabbè, dopo più o meno se è qui per Clusone è diverso, ma se è per il governo. Allora io parlo di Clusone, io parlo no, di Clusone. No, lì sicuro no, non voto per nessuno quando ci saranno le votazioni. Ah, però per Clusone vota? Per Clusone è tutta un'altra cosa più o meno. È un... Quindi si informerà ancora un mese. È diverso, sì. Come le pare Clusone? È tenuta bene, una bella cittadina? Sì. C'è tutto a posto, tutto bene? L'amministrazione ha lavorato bene negli ultimi anni? Allora, io abito in via Bonomelli, c'è il marciapiedi che credo che lo sapete tutti, che fa pena, che non fanno una riparazione, una cosa, dopo non, per non parlare dei buchi che c'è dappertutto, lei lo sa. Poi... Quindi se il sindaco Olini vuole di nuovo il suo voto, sì. Entro un mese sì. Che c'è le elezioni, che sistemi sì. Il marciapiede in via... Sì. Bonomelli. Altrimenti voto. Niente. Lo conosco già che facciamo anche le risate a lui. Ah, lì. Sì. Bene. L'altro domenica scorsa lui anche era lì al cimitero, anch'io fuori del cimitero. Ci ho detto non ne fate mai una giusta. Ora Cribio. Porello ci sarà rimasto male. Che ridere, no? Perché ho detto qui fuori avete fatto il viale, sì, del cimitero. Con questi cipressi, ma non fanno ombra, metteranno le panchine, che ne so. Ci ho detto una cosa sola, avete fatto bene, ma proprio bene, che hanno rinnovato i bagni nel cimitero, ma l'hanno fatto veramente bello. Sono 5 liste, ho sentito. Allora lei si informa, perché per sapere sì, che sono già 5. Ho visto Antenna 2, vi seguo sempre. Bravissima. È che in 5 io trovo tanti. Ma c'è più, so, più scelta, no? Se lei ha un solo panino da scegliere o ne ha 5 tipi diversi di pane, non è meglio. Sì, è meglio scegliere. Non mi faccia dire. Che panino sceglierà? Sì. Ci dica il panino. Che panino sceglie? Te lo siamo a dire. O sin dalle meno voterò in chi? Bravissimo! Oh. Allora dacci il voto. Anche uno zio può dire mio nipote ha governato male. No, solo lui è zio. Ah sì, no, allora lo devo promuovere per forza. Ecco. Sicuro? Sicuro. Allora, gli do un consiglio da zio. Basta consigli. Cosa basta c'è da fare? Parlato. Cosa c'è da fare di urgente a Clusone? Pensa a mio nipote. Ma tutto lui? Tutto lui. Sa già le liste che ci sono? No. Si informerà comunque. Certo. Voto all'amministrazione? Adesso. Quella che c'è adesso? Promosso o bocciata? Bocciata. Bocciata. Quindi cambierà? Sicuramente. Ha già le idee chiare? Sa quante sono le liste? Sa chi si presenta? Dicono che ci siano 5 liste, sembra qualche nome si sente, però a quanto pare non sono ancora definite. Quasi? Quasi definite, sì. C'è una ragazza giovane, c'è ancora l'ex sindaco attuale. La ragazza giovane diciamo che è poco conosciuta, si dovrà far conoscere alla cittadinanza, con assemblea o comunque con incontri televisivi. Le consiglia di darsi da fare? Ma penso di sì, e ora niente di personale col nuovo sindaco, però ritengo che bisogna anche cambiare, mettere anche delle forze giovani che portino novità, freschezza, idee nuove, e poi c'è sempre qualche navigato politico che è nella lista, che può dare quello che è il suo contributo in termini di esperienza e di gestione delle cose. Quindi secondo lei va cambiata amministrazione? Beh, non è che anche tutte le altre amministrazioni abbiano fatto sempre benissimo. Questa ha fatto probabilmente quella che ha potuto, forse meno. Il problema è che personalmente anch'io non partecipo molto a quelle che sono le cose comunali, è facile star fuori e criticare. Però la sufficienza come si sente di darla? Direi, o no? Diamo un 6 meno meno. 6 meno meno? Sì. Cosa sarebbe da fare per Clusone, che non è stato ancora fatto? Ma sarebbe da fare per Clusone. Ma un consiglio da dare? Ma in sostanza qualcosa per i giovani sicuramente. Soprattutto io direi anche nel campo dell'edilizia, se è possibile dare incentivi affinché le coppie giovani di Clusone rimangano a Clusone per un discorso di mercato, cosa che non è stata fatta negli ultimi anni, e così ci troviamo sostanzialmente
facendo il calcolo degli 8.500-8.600 abitanti di Clusone, che abbiamo 7.400 diritti al voto, che possono votare, abbiamo un paese un po' di vecchi. Per cui bisogna cercare di tenere le coppie di Clusone qua, incentivare il discorso in modo che ci sia un ricambio. Poi quelle che sono le strutture di Clusone a livello giovanile c'è un po' poco, abbiamo sempre lasciato fare un po' a tutti, piscine da una parte, centro sportivo in alto mare da 25 anni e poi mi piacerebbe, sarà una cosa difficile, mi sembra strano che 5-6 amministrazioni non abbiano risolto il problema di Piazza Orologio. Cioè, il vedere, come ieri che era una festa in paese, vedere 5-6 locali sotto il comune praticamente bui e chiusi, quando se puntiamo sul turismo bisogna cercare qualcosa. Non è una cosa facile, sicuramente non è una cosa facile, ci avranno pensato tutti. Però forse è il caso di valutare bene anche quello, cercando di incentivare le cose del comune e farle fruttare prima cosa. Farle fruttare, che poi se fruttano possono, questi importi possono essere utilizzati per altre opere, diciamo. E oltre a fare, a dare un'immagine di non una piazza chiusa, perché fino a quando non c'era il bar prima era proprio una piazza molto deserta, diciamo. Adesso si sta ravvivando un attimino. Voglio fare un complimento, colgo l'occasione, fare un complimento ai giovani della Consulta che si stanno occupando delle varie feste, delle varie manifestazioni che hanno fatto in comune, veramente bravi, con idee nuove, che vadano avanti così perché stanno facendo bene. Con Guido Storco, commerciante clusonese, uno tra quelli che ha un'attività insomma da più tempo, sì, no, rispetto agli altri. 38 anni. 38 anni di attività e non la vuoi mollare. No, lo voglio mollare. No, tu non puoi mollare la tua attività. Comunque, sì, in un paese di topi vince il gatto. Auguri. Ecco, sono molto poco informata sull'amministrazione di Clusone. Quindi... Lei è solamente qui per un breve periodo? No, io ci abito proprio. Quindi residente? Sì. E quindi andrà a votare? Sì. Tra un mese. Sono stata anche eletta presidente stamattina del seggio. Ma sta scherzando? No. Quale onore, abbiamo con noi la presidente del seggio. Bene. Grazie. Le fa, come si chiama, la cosa la riempirà d'orgoglio. Sì, sì, è una cosa bella comunque. Anche responsabile. Cerchiamo di fare il meglio possibile per far sì che questa città bella, perché è bella, anzi rispetto a come la ricordavo io è un po' peggiorata, perché ci sono stata la prima volta nel 2007. La vedevo più piena di vita, più felice, adesso la vedo un po' triste. Come mai? Che è successo secondo lei? Secondo me c'è poco per far sì che le persone vivano questa città, molto poco. Non c'è niente per i ragazzi, perché effettivamente non c'è niente per i ragazzi, per i giovani, e quindi sono costretti ad andare fuori e la città muore. Anche la sera, se ti fai una passeggiata in centro, ci sono poche persone, perché comunque ti offre poco. Però lei, capisco che è appassionata di politica. Molto poco. Anche perché ho delle preferenze politiche che non tutti appoggiano, quindi... Ah. Sai che mi ricorda la Meloni? Siamo della stessa città. Roma. No, lei la Meloni è napoletana. Ma napoletana Meloni? Sì. Oh, convinto che fosse romana. No, è trasferita. Ah, grazie. Una cosa, lei da presidente di seggio voterà ovviamente. Sì, non per il vecchio... Infatti qui volevo parare. No. Non, questa amministrazione non l'ha convinta? Poco. Per quali motivi? Ma perché già quando ci vai a parlare per avere un incontro, meglio fai prima ad avere un incontro col Papa. Sì, fai molto prima. Poi se si può fare qualcosa per migliorare, dando largo comunque ai giovani che hanno magari delle altre idee, degli altri punti di vista, per affrontare anche problematiche che riguardano i giovani, magari pensano diversamente, che poi è anche vero che se metti uno in mezzo a 100 marci diventa marcio anche quello. Quindi il problema è se è alla base. Prima mi diceva, ma i giovani hanno poca esperienza. Invece qualcuno dice, i giovani invece hanno più verve. Qual è il compromesso ideale secondo lei? I giovani non è che hanno poca esperienza, il problema è che non fanno mettere in pratica l'esperienza che hanno i giovani. Non si dà la possibilità ai giovani di mettere in pratica la propria esperienza. Che esperienza hanno i giovani?
tanta. Sì. Già la prima cosa che hanno una mentalità aperta, che questo può essere molto utile a tante cose. Poi hanno più esperienza anche nel campo del lavoro manuale, perché oggi, anche se si dice che i ragazzi usano solo le dita per usare il computer, non è vero. Ci sono tanti ragazzi che ad oggi, magari anche usando le macchine, però ti sanno fare cose più belle, magari andando più a fondo, cose che magari un anziano, con tutto rispetto per gli anziani, ti sa usare il martello e lo scalpello, basta, finisce lì. Magari un ragazzo, sapendo usare comunque le tecniche, quel martello e quello scalpello ti crea qualcosa che magari la mette anche in funzione da solo. Quindi lei mi sta dicendo che voterà guardando la carta d'identità, le date di nascita dei candidati? Ma neanche quello, più che altro. No, no. Adesso, sì, che la data di nascita, ai giovani sicuramente, però magari anche le idee che possono avere. Quella è una cosa fondamentale, sapere le idee che ha un ragazzo e se soprattutto ci tiene al miglioramento della propria città, che quella secondo me è la cosa fondamentale. Però secondo lei bisogna cambiare? Sì, assolutamente. E siamo anche venuti a parlare con i commercianti di Clusone. Buongiorno Carla. Buongiorno. Da qualche anno commerciante in Clusone? Esatto, un paio d'anni. Famiglia però clusonese, doc, da, esatto, da esatto, sempre. Esatto. E esatto. Si va alle urne. A votare. Va a votare. Mm. Esatto, esatto. Ti stai informando? Mi ti interessa la politica? Mi sto informando, sì, mi interessa, anche perché essendo commerciante è una cosa utile, e però sinceramente sono ancora un po' indecisa. Quindi dovranno conquistare il tuo voto. Esatto, esatto, e anche del mio compagno, perché giustamente siamo in due comunque a gestire il negozio. Io sono qua personalmente, ma comunque è una cosa che ci interessa, sì. Certo. Il sindaco attuale si ricandida? Si ricandida, e sinceramente a me quello che ha fatto è andato anche bene, voglio dire, come personaggio mi piace, però giustamente bisogna anche valutare anche gli altri. Cosa dovrebbe fare la nuova amministrazione per convincerti a votarla? Clusone si sta cercando di valorizzarla. Il problema è che non è proprio così semplice, che una bella cittadina come la nostra va pubblicizzata, bisogna portare gente. Quindi a me, sinceramente, come commerciante interessa soprattutto questo. Quindi se facessero vivere un po' di più, il centro ripeto, storico. Si sta comunque cercando, non dico di no, perché ho visto che l'impegno c'è, però effettivamente concretamente non è esatto. Voto all'attuale amministrazione? Ripeto, non sono ancora indecisa. No, ma il voto per gli ultimi anni di lavoro? Ah! Promossi o bocciati? No, promossi, dai. Promossi. Una bella sufficienza. Sì, 6.5. 6.5, non esageriamo. Esatto. Grazie mille. Grazie a te voi. E abbiamo terminato anche questa settimana il nostro giro di interviste realizzate a Clusone, argomento le amministrative, che si svolgeranno il 31 di maggio proprio qui nella cittadina Baradella. Grazie a tutti voi che avete risposto alle mie domande, grazie agli spettatori da casa del Sasso nello Stagno. Nuovo appuntamento con il Sasso nello Stagno, ovviamente, tra 7 giorni, sempre su Antenna 2 TV.